Bentornati a una nuova puntata di NBA Week qua dalla nostra piscina, anzi la piscina di KD35. Lui sta facendo riabilitazione laggiù e noi siamo qua. E vi chiederete dov'è il biga. Sigla! Tornato anche il biga dopo questa sigla. Fatto e pacifico, sono tornato ora. Un uomo in missione, il giocatore più forte esistente sul pianeta e uno dei primi minimo 5 della storia si è sacrificato. Non è vero. Si è sacrificato, ha sacrificato se stesso, il suo corpo, speriamo di no, ma probabilmente anche la sua stessa carriera, per riuscire a dare un barlume di speranza in più a quelli della Baia, ai Golden State Warriors. Per me in teoria si doveva un attimino diventare più seri le cose, un pochino più pacati, cioè di base no, si continua a non capire nulla, però cioè continua con queste cazzate ancora freddo, mi sembra un po' esagerato. Sembrava l'omelia e poi tra l'altro un uomo in missione suicida. Noi abbiamo fatto il nostro, nella 35 gli abbiamo detto cosa doveva fare, non l'ha fatto e ha fatto bene, si è fatto male, la stragrandissima. Kevin Durant ha avuto la sua redenzione, è asceso al cielo e speriamo che dal cielo infonda forza e coraggio a Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala e lo stoico Kevon Looney, che sta giocando con una clavicola rotta. Esatto, cioè il vero eroe di tutta questa faccenda, cioè un altro dei sacrificati da un sistema che io critico a bestia, tra l'altro. Io poi lo schifo tipo gli Spurs, insomma. Esatto. Esatto. No, io l'avevo detto comunque, secondo me sia Cousins che Durant e poi nel frattempo Thompson avrebbero dovuto gestirli in un certo modo. Con Thompson l'hanno fatto, con Cousins aveva senso rimetterlo in campo e si sta vedendo però che era ed è totalmente fuori forma e quindi è molto dannoso. Con Durant hanno fatto un gravissimo errore. Cioè, secondo me Durant non doveva giocare, noi si sa benissimo e lui ha detto ok, voglio giocare io, voglio forza tempi, voglio entrare a aiutare i miei compagni, benissimo. L'organizzazione non lo doveva far giocare. Perché sì, è deficiente in lacrime, oddio, esatto, è colpa mia. È colpa mia, dai. Sì, è colpa quello tua. Quell'uomo che ha visto rompere il tendine a uno dei giocatori più forti che questo gioco abbia mai visto e lo ha dimostrato in quei 12 minuti con 11 punti, 3 su 4 da 3, una prestazione che è dominante a dir poco. Mi sono innamorato di KD35. Il freddo non è più lo stesso, ragazzi, non so che gli è successo. No, ma oltre un durante l'over è diventato, cioè, così. Solitamente è la voce fredda e distaccata, gelida, che proviene dal Castello di Grayskull. L'ho detto la prima puntata dei playoff. Sarò diverso in questi playoff perché nei playoff c'è una grande carica emotiva di Bono. C'è stata una cena al lume di candela con KD35, non sappiamo com'è andata. Però a parte le stupidaggini, la serie è finita. Io voglio dire un'ultima cosa su Kevin Durant. Sì. Io non sono assolutamente un fan di Kevin Durant, anzi, diciamo la verità, mi sta sul cazzo. Va bene, però mi gira profondamente i coglioni vedere un giocatore che probabilmente, anzi sicuramente è comunque un patrimonio della pallacanestro mondiale, essere sacrificato all'altare di una serie che probabilmente era già persa, forse non sarà persa, io non la voglio occupare, però sacrificato all'altare di un potenziale tripit di Golden State, del quale a noi sostanzialmente potrebbe anche non fregarcene un cazzo, o quantomeno potrebbe non fregare un cazzo alla storia dell'NBA, però quest'uomo probabilmente vivrà un futuro di carriera totalmente diverso rispetto a quello che ha vissuto fino ad ora, perché questo lo sacrificherà. Io spero quantomeno per un anno e mezzo non lo rivedremo giocare. Okay, quindi gira i coglioni, ecco. Io spero di rivederlo verso novembre-dicembre. Tomorrow never knows. Sì, comunque dall'altra parte ci sono i Raptors. Che il questore massimo col fare. I Raptors che non hanno vinto veramente per un soffio, per un punto, per un'ottima giocata difensiva di Danny Green. Draymond Green. Sì, scusate. Danny Green è l'unico che possono battezzare, infatti non mettono, forza dell'abitudine. Ci mettono Curry a marcare. Niente, il discorso è stato un po' Leonard, anche se il raddoppiato doveva provare da solo e Leonard è uno stesso che dice io non faccio Liro Ball. Ma infatti l'ha passata a Ciccio Lauri, che devo dire onestamente non è che si è comportato malissimo, però quando c'hai davanti quel mastino napoletano di Draymond Green è tosta. Fun fact, Draymond Green è un tecnico. Sì. Se prende un tecnico salta gara 7. Esatto. Quindi dai Draymond, resisti.
prende, pensa, scommessa, pronostico, esercizio pavo di stile. Prenderà un tecnico Draymond Green in gara 6? Allora, o no? Ti posso dire la mia. Va bene, io spero e spero con tutto me stesso che vinca i Raptors. Ma godrei veramente un sacco a vedere i Raptors vincere in gara 7 e Draymond Green che prende un tecnico e va fuori da gara 7. Sarebbe l'apice per quanto mi riguarda. Quindi esercizio vago di stile, dici sì o no? Lo prende o no? Sì, lo prende, dai. Facci vedere di lo che pasta prende, sei fatto. Lo prende se in gara 6 la partita è andata o se in gara 7 la partita è andata. Dai. E potrebbe però anche esserci la situazione, il caso Nedved, che saltò la finale di Champions contro il Milan perché prese a partita finita contro il Real Madrid in semifinale il giallo. Draymond come Nedved. Un intelligentone, gli hanno dato anche il pallone d'oro quell'anno. Comunque non stiamo a parlare di queste cose. Bei ricordi. Comunque, a parte questo, io farei una menzione d'onore per bellissima Ginobili, assolutamente. Però questa d'epoca, queste Allen Iverson, probabilmente che Fred non saranno nemmeno nati. Georgetown 3 Allen Iverson, uno più immarcabile di KD, per dire. No, uno. non esiste bipede, no. Bipede sulla faccia che abbia mai solcato il suolo terrestre più immarcabile di KD. Cioè, perché voi non lo sapete. Aspetta. Però nella chat privata di oggi quest'uomo è arrivato a dire che Kevin Durant è il giocatore più forte di sempre. No, non il più forte, il migliore. Il migliore, e non, quindi non utilizzando dei parametri. Sì, Michael, sì, vabbè. Signor sì. Michael. Lo so, ma è, no. un po' così, è un periodo difficile per lui, non so che gli è successo. E dice ste cose, non lo sta a sentire, ok? Non levare l'iscrizione, signor Michael, per piacere. Dai, ci si vede domani a cena. Bella mentalità del cazzo però, signor Michael. No, bella mentalità del cazzo, signor Freddo. No, allora, non utilizzo. Allora, più forte è un discorso, è più forte chiaramente Michael Jordan. Ma nel parametri che uso io per questa mia personalissima e assolutamente non opinabile classifica, è il migliore in quanto è il più marcabile, e tolgo come parametri i titoli vinti e il clutch time. Dico solamente che è il giocatore più immarcabile e che sa fare più cose meglio di tutti. Vabbè, scusate, visto perché non esiste un uomo di 2,13 m che si muova, abbia un ball handling del genere e abbia un tiro da tre in quel modo. Comizio. Vabbè, comizio. Essendo una mattonata alla 36, se non sbaglio, su cui non c'era praticamente niente da dire, perché per quanto mi riguarda i Raptors hanno vinto il titolo e io gliela gufo ora con questa cosa. Io siccome li sto tifando dico di no, perché se no le gufate al posto delle mattonate, ci avevano già menzionato. Riempiamo questo vacuo episodio con... Come te ti ha detto queste cose di Kevin Durant? No, ma in realtà ci avrei da dire ancora... Non ce ne frega niente, direi per piacere. No, non volevo essere così brutale. Che ti devo dire io? Secondo me non è né il contesto né il luogo per fare questi ragionamenti, ragazzi. Vabbè. No, e che ti devo dire? Chi è il miglior giocatore di sempre? Ma è Jordan, è chiaramente Jordan. No, è LeBron James, ma che Jordan? Ragazzi, non ci si può mettere a far fanfara, porca miseria. Cioè, questa roba è già successa, loro non lo sanno. Mannaggia Cristina D'Avena in concerto. Io saluto con il mio nome, Kareem Abdul-Jabbar. In questo senso. E io vi do solamente una cosa. Tornando alla serie. C'è una serie. Cazzo. Allora, io sono convinto che vinceranno gara 6, poi gara 7 non so come va a finire, ma mai sottovalutare il cuore di un campione. Citando un bellissimo articolo sull'ultimo uomo. Vai Steph. Tu sai cosa fare. Ma non lo so. Cioè, se Steph prende da solo la scialuppa e la porta in porto, scusate, questo qui potrebbe stare in proprio primi 10 di ogni serie. Madonna, con questa che palle sta classifica. Volevo fare un po' diventare tipo il deficiente Steven Smith o come cavolo si chiama. Voglio provocarvi. Steven, non importa. Chi? Steven Smith. Steven Smith. Signor Steve Smith. Vabbè, comunque io questa americana il cazzo mi guarda. Comunque scatenatevi nei commenti, fateci sapere la vostra, offendeteci come sempre e nulla. Pronostico, dai. Allora lui ha detto. Raptors in gara 7 e Draymond Green fuori. Ok, per te vanno in gara 7. Secondo me finisce, non so quando andrà sto video. Sì, finisce in tragedia. No, in realtà è già finita in tragedia, perché comunque sì, sta storia di Durant renderà il tutto molto amaro ovunque vada. Sì, cioè, poi finisce. Perché poi c'è sto buonismo anche per dire alla Salvini, no? Tutti buonisti, porco Giuda. E ora tipo tutti piangano Durant, quando poi diciamoci la verità, è il momento che si è rotto il palasport di Toronto, era da esultare. Merda! No, siete delle merde! Il palasport di Toronto è la Scotia Bank Arena. Esatto. Per me era sempre l'Air Canada Center, però so che ora siamo in un altro modo, non so come cazzo. Tra l'altro, a proposito di ieri
americana, mi ha fatto venire delle cose in mente. Sulla nostra pagina trovate un articolo bellissimo del boss su tutta la storia, un recap della bellissima storia dei Toronto Raptors che forse vinceranno il titolo. E io vi dico anche un'altra cosa, io anche già scritto un articolo partendo dal presupposto che Toronto avrebbe vinto la scorsa partita. Che non, probabilmente non leggerete mai, porca puttana. Che è lì bello e pronto da domenica. Mannaggia Cristina, viene in concerto. Ok, comunque vince Toronto e in gara 6, ragazzi, questo ve lo dico io. E su questa potenziale notizia bomba, un saluto dal freddo uomo. Biga. Ci siamo detti in sovrapposizione. Biga. Dalla piscina di Kevin Durant. No, allora, diciamo le cose. Questa qui è la dependenza di casa mia. L'ho imprestata al centro nuoto Valdarno. E niente. Ci è venuto Kevin Durant oggi così perché insomma. Sì, è qui un vaffa un po' di riabilitazione. Avete con le 70 anni. Siccome sta sul cazzo a tutti si è preso no, lui. No, sta è a fare spinning con le 70 anni per rimettere i ginocchi. Mannaggia il club. Scusate. Non mi ha acceso nulla. A presto, raga. Go Warriors.